Buongiorno a tutti, sono Stefano Vella, sono un infettivologo, ero il direttore del Centro per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, ora lavoro all'Università Cattolica di Roma. Vi parlo appunto da infettivologo, da una persona che ne ha viste tante di grandi epidemie. Allora, quello che penso è che certamente siamo in attesa di una vera e propria pandemia. Questo virus non è per caso uscito fuori adesso in Italia, uscirà in tanti altri paesi quando cominceranno a testare, diciamo, le sintomatologie più lievi che finora erano scappate perché pensavano che fosse influenza e invece no, era il coronavirus. Il coronavirus è un virus respiratorio, non si ferma davanti a nessuno, farà un'epidemia simile influenzale. La maggior parte dei casi è lieve e chi poi ne soffre di più e può anche morire sono le persone più anziane, sono le persone che hanno dei problemi respiratori o altre malattie, come l'influenza, esattamente così. Tra l'altro noi abbiamo avuto 3 milioni e mezzo di casi di influenza l'altro anno in Italia, con centinaia di morti perché non tutti sono vaccinati. Qui non c'è neanche il vaccino, però io sono sicuro che è una malattia respiratoria come l'influenza, forse meno grave, perché è meno grave perché il numero dei morti è lieve, è piccolo, e quello dell'influenza pure qualcuno dice, ma è piccolo perché abbiamo il vaccino lì, qui non c'è. Allora, bisogna aspettarsi dei casi qua e là, e stanno già uscendo fuori. È difficile che un virus respiratorio si trasmette con questa facilità, poi rimanga confinato. Sono giuste le misure che sono state prese, tanto per le zone dove ce ne sono stati tanti di casi, ma vedete che esce fuori qua e là qualche altro piccolo focolaio. E quindi io direi bisogna stare calmi. È una nuova pandemia influenzale. Quello che forse ci salverà, almeno in Italia, è l'arrivo della primavera, perché queste sono infezioni stagionali. D'estate non c'è l'influenza e neanche il coronavirus. Quindi io direi di dare delle notizie rassicuranti. Certo, quando c'è un caso di malattia respiratoria, quella va presa subito, subito, perché la diagnosi precoce è importante per evitare che quella persona possa infettare qualcun altro. E allora, ecco, questi sono i consigli. Diagnosi precoce, osservazione del territorio e tranquillizzazione delle persone, perché non è la peste, non è l'ebola, è soltanto un virus respiratorio come quelli che arrivano tutti gli anni, inclusi i coronavirus, perché abbiamo anche i coronavirus umani. Molte delle sindromi influenzali di quest'anno erano da coronavirus, quelli umani. Questo certo non è umano, ci ha fatto tanta paura, ci fa paura perché è uscito dagli animali, ma non è altro che un coronavirus. Adesso ci stanno facendo grandi studi. Stanno già sperimentando un vaccino, cominciando a sperimentarlo, a usare qualche farmaco, che però secondo me ci vorrà tempo per individuarlo. Comunque bisogna stare sereni, purtroppo è così, le infezioni respiratorie sono queste. E non credo neanche che arriverà in Africa. In Africa hanno altri problemi respiratori, ma hanno soprattutto le polmoniti batteriche. Lì non credo che scoppierà una pandemia da coronavirus. Dove però arriverà sarà in Italia, già c'è arrivata, in Francia, secondo me già ce l'hanno, Spagna, Germania, arriverà. E quindi non saremo soltanto noi che lo stiamo spargendo per il mondo, ecco, questo è sicuro. Quindi grazie per avermi ascoltato e buona giornata a tutti.